come dappertutto in Corsica o Valodi, lo sport più popolare qui è Niolo, ma club in interno, in rurale, ce n'è di meno o meno, ma qui i Niolini che hanno mantenuto la sua squadra che gioca in quarta divisione regionale e manda a scontrare i responsabili giocatori di suo club che prova a giocare stagioni dopo stagioni e mantiene appena di vita per sorridere i Niolo. A domenica è giorno di scontro per la squadra Niolinka, ma prima di giocare, a mattinata è dedicata a un'altra attività. I giocatori si ritrovano in abolisce allo stadio Prosper Alfonsi d'Albertace, guastato e tafunato dagli animali. Li toccano a tracciare le linee di un terreno, che quando Niolo gioca in casa sua, è davvero tutta un'organizzazione. Jean-Baptiste, ça va? Alors, tu es en forme? Ça va. Alors, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe là. Il faut faire toute la préparation avant le match. C'est tous les dimanches matin, chaque fois qu'on joue au village, il faut nettoyer un peu le terrain, il faut tracer, nettoyer les vestiaires. Bon, on est quelques-uns, hein, toujours les mêmes. Mais voilà, après, trois qui tracent, un ou deux vestiaires, un clapel, qui s'occupe des filets, voilà. C'est un terrain un peu particulier, en tuf, c'est un des derniers encore c'est derniers, ouais. En tuf. Il y a des cochons qui sont là la semaine, enfin c'est ah assez oui, compliqué. Il y a quand je joue pas, des cochons, des vaches qui rentrent. Bon là, normalement, on devrait avoir le terrain refait d'ici l'an prochain, je dirais. Donc ça sera mieux, on aura le grillage tout neuf, on aura toute l'enceinte fermée et tout. Donc on va être mieux. Mais bon, là, pour l'instant, on finit comme ça, on fait ce qu'on a. Mais c'est peut-être aussi ces moments-là qui font que le FC Niolo, c'est un club un peu particulier. Ah oui, c'est un club particulier. Après, c'est un club, surtout un club de copains. Hein. Nous, on joue au ballon, bon, on est tous plus ou moins des joueurs de ballon, mais c'est un club d'amis. Là, on est tous amis en dehors du foot, avant, on a tous grandi ensemble. Donc, voilà. Pronto d'arena, giunti l'ora di concentrarsi per la partita. Con le ultime parole e motivazioni di un presidente Guelfucci. Quand on a fait le début de saison ici, on a dit on joue rien, on ne sait pas jouer au ballon, on est une équipe de copains, on joue en contre-mentalité et tout. Et on peut finir premier encore. Vous avez un bon esprit, on a une camaraderie, on est tout le temps à Bastia ensemble, on sort ensemble au village, on est tous unis, vous êtes tous unis, tous derrière JB, derrière le club. Ne gâchez pas la fête, soyez sérieux là, profitez-en, là il ne faut rien lâcher. Un capià che la squadra è seconda a classifica, ma al di là di un livello sportivo, a determinazione c'è da continuare a far campa un'idea nata di Cianiva. Una sera di Natale, i giovani mi hanno chiamato, mi hanno detto, bon, ci vuoi fare un club, ci arriva un club di Niolo. Ma gli ho detto, bon, d'accordo, ci vedremo di giugno. E infatti, di giugno siamo rivisti e faccio dei giorni che mi ho fatto il club. Wow. E mi ha detto un punto nero quanto con l'infrastruttura di Niolo, di edificio, di giocare, di avere un club di ballo qui in paese. E beh, per avere le strutture è difficile in paese, avere le strutture, ci cioè metti i soldi. Ovviamente la mairie d'Alberta, l'astremerie di Canton, hanno messo i soldi per arrivare al nostro terreno. E normalmente quest'anno avremo un terreno nuovo. C'è lo statuto rurale forse di appena più difficile per i club dell'interno così, dalle squadre di giovani, c'è poco giovani qui, ci vorrebbe forse un statuto appena più particolare per i club qui di montagna e di rurale. Ci vorrebbe arrivare appena lo statuto rurale, perché noi siamo un club veramente come Montisanti, i due club di rurale. Hein. E ci vorrebbe arrivare appena lo statuto rurale pour qu'on ait les moyens de rester en R3 sans avoir trop d'enfants et sans les obligations. Et au moins de nous laisser nous monter jusqu'en en Régional 3. L'abbersario di Uyorno è Ghisuna Ciabrunelli. A partita si gioca quanto è un freddo niulinco, a tal punto che i sostenitori si accendono un fuoco. Paesi ori fa un spiazzamento Niolo di sempre un momento difficile di stagioni. Angers, servite, Angers! Ma i fiumorbaci sono quantunque felici di giocare su tipo di partiti. Niolo è sempre come per tutti i paesi, come l'antisanti, e Bezzani e tutti questi. È sempre difficile. Per me c'è la tenne, sa mentalità. Perché di volte anche un ballo si perde in altre regioni, piuttosto che in città. E a me mi fa piacere di giocare contro equipe così.
E a Vigni, come spesso in altre città d'Albertace, un Niolo si vince lo scontro. Una vittoria 2-1, fastidiata come Duccioli. Una festa che continua già in un caffè di Ubaesi, che al di là di Uvalò, UFC Uniolo è una vera famiglia, un arnesi da fa campare l'amicizia tra i giovani di Ugantotto.